Salve gente, benvenuti in questo nuovo video e come vedete ci troviamo proprio nel mondo dello stalker per proseguire. Ci siamo lasciati proprio qui l'ultima volta in questa maniera perché eravamo tipo leggermente seguiti da qualcuno, tipo lo stalker. E abbiamo deciso di nasconderci qua, non sembrava volersi seguire, ma attenzione perché sembra essere molto imprevedibile. Cioè, all'apparenza sembra essere prevedibile, ma in realtà no, non è per nulla prevedibile. Perché ci sono sempre tante possibilità, sembra volersi seguire, poi in realtà magari era passato dalla grotta quella nell'acqua e non lo sappiamo esattamente, potrebbe anche essersene andato e averci ignorati. Sta di fatto che abbiamo atteso un po' di tempo ora e non si è fatto più vedere, quindi in teoria possiamo proseguire. Il nostro obiettivo qui nelle caverne, in realtà non abbiamo un obiettivo specifico, direi che possiamo cercare del materiale, già che siamo qui, così attenderemo un altro po' di tempo e poi ovviamente usciremo dalle grotte, sperando ovviamente che non ci siano problemi qua in giro, eh. Ok, qua c'è del ferro. Potremmo in realtà, sapete fare una cosa? Andare a prendere il ferro che c'è in una grotta qui vicino, oltre a quello che c'è qui adesso, eh. Per il semplice motivo che di ferro ne abbiamo tanto, è vero, ma se ne prendiamo tanto, tantissimo, potremmo anche sfruttarlo per creare dei golem, o comunque sapete, il ferro può sempre tornare utile per vari motivi. Poi, se dovessimo trovare, non volevo cadere, dei diamanti, ovvio che sarebbe ancora tutto quanto più bello. Ok, torniamo qua sopra, vediamo un attimo di qua. Qua non siamo mai stati, io forse sì, ma controlliamo, un girettino qui lo possiamo chiaramente fare. E intanto vi ricordo, finché controlliamo quest'area che sembrerebbe essere nuova, vi ricordo ovviamente il like, non dimenticatelo che è importantissimo per questa serie. Ok, attenzione, qua potrebbe esserci lo spawn dei ragni, o forse no. Ok, non sento ragni, non sento nemmeno mostri, non so, è un po' strana questa cosa, eh. Zero mostri, zero ragni, un po' sospetto, eh. Non vorrei che ci fosse qualcuno, perché abbiamo notato che spesso, non sempre, se ci sono pochissimi mostri, un motivo c'è, potrebbe esserci qualcun altro dove siamo noi, quindi meglio se facciamo assolutamente attenzione. Forse è meglio anche se cambiamo aria quasi quasi, eh? Direi di sì. Ok, altro ferro qua sotto, poi direi che possiamo andare avanti e cambiare totalmente zona. Andremo nell'area dove c'è il ferro, così prenderemo il ferro e poi usciremo. E direi che in questo episodio dobbiamo assolutamente inventarci una trappola, assolutamente, perché il tempo passa. E se attendiamo troppo tempo, ecco, potrebbe farsi lui altre trappole e farci fare una fine veramente brutta. Quindi attenzione a quello che facciamo. Non dobbiamo perdere. Ok, ferro qua sopra. Prendiamoci anche questo. Ne abbiamo veramente tantissimo. Molto bene, prendiamolo tutto. E ovviamente andando di qui, esattamente, finiremo nella parte, tra l'altro, nemmeno esplorata, forse qui. Oddio, eh. Qua diciamo che perdersi è abbastanza facile, però insomma va bene lo stesso. Diamo un'occhiata di qua, dai. Se non ricordo male ci serviva anche del carbone. Qua c'è un bel po' di oro invece. Beh, direi di prenderlo, sapete, potremmo, vabbè, fare totem, non lo so, però sicuramente farci delle mele d'oro potrebbero aiutarci per rigenerare e salvarci. Abbiamo già un Ender Pearl anche, ecco. Possiamo chiaramente tentare la fuga. Ok, scendiamo di qui. Dovremmo essere proprio nella zona, quella esattamente, quella ricca di ferro. Vediamone un po', dai. Sì, comunque incredibile, ma i mostri dove sono? Per ora siamo in gioco già da un po' e zero mostri. Proprio zero. È strano, eh? Sta accadendo qualcosa di strano? È molto probabile questo, perché altrimenti, ok, sono appena stato smentito, mi sa. Mi sa che abbiamo trovato una zona con tantissimi zombie. Sembra almeno. Oh, ok. Come non detto, quindi. A meno che non ci siamo a spawner. Potrebbe anche essere, eh. Proviamo un attimo a scavare di qua. Perché questi zombie, cioè, sono veramente tanti. Che cavolo è stato? Cosa cavolo? Sì, mob spawner direi.
Ma attenzione. Ok, zombie, sì. Ho sentito però un verso decisamente strano, eh. Più di mostri qua. Spero non ci sia qualcosa di più grave. Ok. Ci siamo, eh. Un bel po' di esperienza. Ok, qua c'è... c'è anche un passaggio. Però non vedo nulla di sospetto. Qui attenzione, perché quel rumore strano non mi è piaciuto. Ok, qua non mi la do l'ordine di prenderla. E teniamola anche qua, perché potrebbe anche... prove da sparo. Bene, molto bene. Resto di riprenderla. Vediamoci anche questo. Ma cordicine potrebbero servire, vuol dire, finché abbiamo spazio potremmo prendersi queste cose. Ma attenzione, perché sì, quel rumore strano non mi è piaciuto proprio per niente. Patata qua, vabbè, ne abbiamo già abbastanza. Facciamo una cosa, andiamo... torniamo in superficie. Sì, anche perché di ferro qua ne abbiamo anche altro, che prenderemo ovviamente, ne ho già preso tantino, quindi... tutto sommato va bene così. Avrei preferito prendere un po' di carbone, però... mi sa che ci dobbiamo... Oh mio Dio. Ci dobbiamo accontentare del legno degli alberi. Ma che cavolo diversi sono. Non è che lo stalker non è venuto alle miniere perché appunto c'è qualcos'altro nelle miniere? Oddio. Facciamo molta attenzione qua perché qualcosa qui non mi convince. Di ferro qua, tanto per cambiare. Qua zero mostri. Mostri solamente dove c'era il mob spawner, in sostanza. Mostri, sì, esatto, dove c'era solamente il mob spawner. E tutto il resto niente. Molto strano, eh. Guardate. Ok, prendiamoci questo ferro. Maledizione. Voglio uscire da qui subito anche. Illuminiamo. Ma io da qui voglio uscire. Assolutamente. Che cavolo sta accadendo qua? C'è qualcosa di molto strano qui sotto, eh? Oddio, che cavolo. Oddio, i golem qua. Ma che cavolo si fanno i golem qua? Perché sono caduti? Oddio, è notte. No, ma perché sono tutti i golem lì? E forse sono stati attratti da qualcosa in acqua. Oddio, ma quanti golem ci sono? Allora, due golem qua e altri due in acqua. Come cavolo facciamo a tirarli fuori qui dall'acqua? Oddio. Che silenzio qui fuori, ma i mostri... che fine hanno fatto? Qui la vedo decisamente ardua come sfida a portarli fuori. Dovremmo fare una scaletta, forse questo riusciamo a portarlo fuori. Tra l'altro, cioè, non soffocano dall'acqua? Sembra di no. Dobbiamo comunque tappare qua, fare un recinto, perché sennò potrebbero anche ritornarci. Ok. Facciamo così. Questo dovrebbe anche uscire in teoria, se vuole uscire. E si dovrebbe farcela, il problema è che... Facciamo una cosa, andiamo un attimo alla casetta perché... la situazione qua non mi piace. Forse quei due li abbiamo persi. Cavolo, che cosa strana però, eh. Comunque, rumori qui strani in superficie no. Sembra. Mostri anche zero. Ma che cavolo sta accadendo qui? Non capisco. Che ca...
Ok. Che cavolo sta accadendo? Tanto qua si manca un blocco. Me l'avete fatto notare voi, ma non so se l'ho tolto per sbaglio, non l'ho messo. Non ne ho la minima idea. Sta di fatto che... No, zombie ci sono, cioè guardate, mostri ci sono. Pochi esplodono abbastanza a caso. Oddio. Abbastanza inquietante questa situazione. Che brilla, là sono torce, mi sembra. Ok, qua tutto tranquillo, la nostra casetta sembra di sì. Anche di là, ok. Boh. Ci sono dei rumori veramente strani, eh. Allora, quanto manca all'alba? Non manca moltissimo. Quindi, restiamo un attimo qui alla nostra casa durante la notte, poi durante il giorno daremo un'occhiata in giro, vediamo se è successo qualcosa. Dove è stato? Ah, mi sa che c'è uno che spara... Con col tridente, no? Allora, facciamo. Oh mio Dio. Ma che cavolo sta accadendo qua? Oh, ok, un golem ha combattuto contro uno zombie, credo. Zombie forse è arrivato dalla... da quel passaggio là. Facciamo così intanto, vediamo di organizzarci un po'. Ok, lasciamo qua, così abbiamo altro ferro, tanto anche. Qui direi di fare così, così avremo altro oro per fare ovviamente le mele d'oro, anche se non abbiamo più carbone, servirebbe il legno. Quanto manca all'alba? Poco, ok. Non mi va di rischiare, andiamo di sopra e attendiamo l'alba per uscire, perché... Come vedete ora la situazione non mi piace proprio per niente. Meglio se usciamo quando sarà giorno. Perché sì, mi aspetto qualcosa di decisamente brutto qui fuori. Cavolo. Oddio. Ok, siamo all'alba, eh. Siamo all'alba. Situazione ancora un po' incerta qui. Però va bene. E qua ci sono dei zombie. Ok, dai, si inizia a esserci più luce. L'alba è arrivata. Comunque sta piovendo ora, non c'è più il temporale. Ecco un'altra cosa che è cambiata. Ok, direi di uscire. Facciamo una cosa. Ci serve legno comunque. Dobbiamo per forza fare un bel po' di legno anche per recintare quelle grotte acquatiche, evitare che i golem ci finiscano dentro, perché probabilmente potrebbero anche essere stati attratti i golem proprio da quelle grotte, no? Da quei mostri, o da quegli esseri, dallo stalker o da eventuali altri esseri, no? E potrebbe essere un po' un problema questo. Quindi lasciamo qua queste cose qua, un'ascia già ce l'abbiamo, andiamo subito a tagliare qualche albero ora che è giorno. Attenzione che giorno non significa tutto più tranquillo. Potrebbero esserci problemi anche ora. Però di solito di giorno è più tranquilla la situazione. Anche perché con la pioggia mostri non dovrebbero apparire, no? Ecco. Golem, questo è in piena salute? Sì, vediamo dov'è l'altro. Ok, qua anche questo sta bene, sì. E gli altri qua invece? Uno ancora di sotto. E l'altro pure. Non so, però non ci passa da lì. Dovrei passarci, eh. Ah, vabbè. Strano. Allora, vediamo un attimo. Dai, iniziamo un po' a tagliare gli alberi. Ho visto che c'è anche un creeper là sotto. Potremmo prenderlo, anche perché ora effettivamente a TNT possiamo farla. Quindi converrebbe proprio andare a farlo fuori. Banalmente. Ok, legno, mi sa che abbiamo abbastanza, eh. Non lo so. Facciamo che tagliamo anche gli ultimi due alberi. E poi un po' lo utilizzeremo per fare il carbone, torce e fondere il ferro, no? Queste cose qua. E poi gli altri pezzi di legno faremo le staccionate per isolare quelle grotte in sostanza. Ok, ripassiamo un attimo dalla casa, quindi tutto ok qua, sembrerebbe di sì.
Facciamo un po' di cose, dai. Diamoci da fare, perché abbiamo un po' da fare, effettivamente. Allora, facciamo così. E facciamo così, magari il contrario. Ecco, o metà e metà. E col restante dobbiamo fare le staccionate, no? Molto bene, già che ci siamo. Qua è finito. Sì, ok, 16. Possiamo farci un'altra mela d'oro. Qua tutto a posto, ok. Mi sa che in realtà possiamo anche fare direttamente così. Sì, direi di sì, assolutamente. Ok, staccionate, abbiamo detto, no? Vediamo di posizionarle subito. Aspettate! Quello è nuovo! Sì! Quello è assolutamente nuovo! È apparso di recente! Ok, dovrei ricontrollare la registrazione. Non so se c'era già quando siamo usciti o se è avvenuto proprio ora. Guardate qua sopra la coltivazione. Dove dovevamo andare, tra l'altro, eh? Precisamente dove volevamo andare. Assurda questa cosa. Questa cosa. Ok, ho sentito anche un rumore strano. E molto interessante questo, eh? Proprio dove volevamo andare. Ok, attenzione quindi. Allora, il golem qua è ancora lì. Forse con la cordicina possiamo fare qualcosa, ma non so nemmeno se abbiamo la cordicina. Quindi direi che per ora qui converrebbe semplicemente chiudere in qualche modo. Poi, con calma, appena possiamo, non lo so, appena possiamo poi vedremo di sistemare qua. Ok, ne servono anche altre, però vabbè, per ora magari accontentiamoci di quello che abbiamo fatto. Così direi che può andare, no? Ok, qua ci sono anche un po' di villager. Guardate, potremmo anche iniziare a fare qualche commercio. Magari un po' di equipaggiamento decente potrebbero anche. Tutti quanti di questa tipologia qua, no? Delle armi, almeno la maggior parte. Ok, interessante. Questo è ferito, oddio, ma non era ferito un attimo fa? Perché questo è ferito? Ma in quanti sono? Allora, uno. Due. E questi due sono quelli fuori, no? Due sono fuori e due sono là sotto. Bello, quando cavolo è stato ferito? Forse è stato sulle bacche? Può essere. Ma strano in ogni caso, eh? Potrebbe essere stato sulle bacche. Dovremmo togliere le bacche. Ok, sistemiamo la farm di patate qua. Perfetto. Ripiantiamo tutto. Occhi aperti, ovviamente. Facciamo attenzione. Anche perché il tempo passa e noi siamo qua tranquilli. Versi strani comunque durante il giorno, zero. La notte però si avvicina, tra 4 minuti ci sarà di nuovo la notte, il tramonto. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Vediamo di sistemare un po' la farm qua. Continuiamo ovviamente. Abbiamo un bel po' di patate, quindi alcune potremmo iniziare anche a cucinarle volendo, in caso di necessità. Ok, molto bene, direi di prepararci allora, eh. Prepariamoci per la notte perché non sappiamo cosa accadrà. E da quello che abbiamo visto finora, ecco, le prospettive non sono molto belle, chiaramente, no? Dovrei capire anche da cosa dipenda lo spawn dei golem. So che c'entrano i villager, forse sono tanti produttori di armi, quindi producono i golem, non lo so. Non ho la minima idea, però va bene, lo scopriremo. Ok, vediamo adesso di fare qualcosa di utile qua. Prima di tutto lasciamo un po' di cose che non ci servono e direi di iniziare a progettare una trappola. I pistoni li abbiamo, quindi bene. Potremmo in realtà fare una trappola. Il top sarebbe tipo qui, all'interno della nostra casetta, no? Perché tende ad entrare quell'essere, quindi tende ad entrare dove siamo noi. Potrebbe essere ottimo imprigionarlo qui nella nostra casa, dato che arriva spesso. Potremmo fare un tranello, tipo qualcosa qua con un filo che si è azionato, fa cadere di sotto, sotto c'è la lava, no? Così, questo tipo sarebbe ottimo. E magari anche con la TNT, TNT più lava sarebbe il top. Potremmo fare un distributore, tipo. Quindi potremmo mettere una trappola che si cade di sotto, si apre coi pistoni e fa cadere nella lava. E in più attiva magari anche un distributore che fa cadere la TNT. Beh, direi che potrebbe essere un'ottima idea. Che dite? Ci starebbe, eh?
Prendiamoci un po' di... Che sta accadendo là? Che stanno facendo i villager là? Dovremmo prendersi un po' di sabbia in realtà ora, eh? Si stanno radunando qua perché è quasi la notte. Come fanno di solito. Sì, sì, esatto, ok. Occhi aperti comunque. Se notate qualcosa di strano, ditemelo assolutamente. Anche perché mi ha dato fastidio non riuscire a vedere questo. Sarebbe stato bello vederlo. Bello, cioè sarebbe stato utile vederlo. Ok, però sia sabbia che ci serve. Oddio, un lupo qua, come cavolo si è finito? Due? È una trappola questa. Cerchiamo di fare un po' in fretta perché mi sa che è notte, eh. E di conseguenza non siamo più al sicuro qui fuori. Non siamo mai al sicuro qui fuori, però ora che è notte sicuramente ancora di meno, no? Ecco. Torniamo alla casetta, veloci. Sarebbe da sistemare anche la farm di grano, eh? Però vabbè, una cosa alla volta, ovviamente. Ma sembra tutto ok. D'accordo, eh? Bene, i pistoni già li abbiamo. Reston già ne abbiamo un po'. Quello che è urgente da fare sarebbe... qua sarebbe... Vabbè, facciamoci il distributore. Come si fa il distributore? Dobbiamo capire come si faccia. Penso che serva anche un arco. Non mi ricordo se era il dispenser o il distributore. Non... Quello che insomma attiva TNT mi interesserebbe fare. Dispenser e dropper. Dispenser, esatto, questo ci serve. Cobblestone che non ne abbiamo, ma vabbè, la recuperiamo subito. Redstone e arco. Ok, nulla di complicato. Attenzione perché ora è notte, quindi ogni cosa che faremo qui fuori sarà molto pericolosa. Ovviamente. Ok, diamo un'occhiatina di qua. Vediamo che succede. Per ora comunque tutto tranquillo, non sento rumori strani. Però è notte da poco. Dovremmo stare molto attenti ora, eh. Dovremmo anche rifarci un po' di equipaggiamento. La spada si sta per rompere, il piccone pure. Non è che sia il massimo questa cosa. Torniamo di sopra, andiamo alla casetta di qua però. Ok, là c'è il golem, tutto tranquillo comunque. Sembrerebbe di sì. Strana questa tranquillità, eh? Abbastanza inaspettata. Eh sì, perché più che altro non stiamo sentendo rumori strani, tutto decisamente tranquillo. Come si faceva? Così, così, eccolo qua, ok, dispenser, perfetto. Per fare la TNT era una cosa del genere, se non ricordo male, vediamo. No, era il contrario, mi sa. Esatto. E basta. Per uno, ma va bene, ne abbiamo due. Tra poco ne potremo fare tre in realtà. Ok. Golem sembra da quella parte là comunque, eh? I golem vengono attratti da quella parte della foresta. Ok, no, aspettate, uno è qua. Mi sembra anche stare bene. L'altro invece... qua dietro. Tra l'altro, non so se state notando, ma... ah no, qualche mostro c'è, ha fatto fuori il golem, mi sa, un mostro. Però a parte questo, tutto tranquillissimo. Sì, incredibile il fatto che non abbiamo incontrato un bel... niente, cioè, quel tizio l'abbiamo visto. Abbiamo visto che ha fatto qualcosa là, ma... coi nostri occhi non l'abbiamo visto. Ancora in questo episodio. D'accordo, d'accordo. Ma vediamo un attimo qua. Vediamo un attimo anche di sopra, vediamo com'è la situazione di sopra. Magari dalla piccola torre riusciamo a vedere un pochino meglio, magari, no? Ma c'è il golem, no? Tutto tranquillo, comunque. Nessun movimento. Totalmente zero movimenti. Ma ok. Decisamente strano, eh? Ma che cavolo? Ma c'era qualcosa qua sopra? Oh mio Dio, un cartello! Ti sto guardando? Ma che cavolo? Oddio, era qui! Ma dove? Ci siamo stati letteralmente un attimo fa! Non era qua sopra, non poteva, non può essere qua. Dio! Oh mio Dio, guardate dov'è! Guardate dov'è! Dovrebbe avvicinarsi tra poco, potremmo fare una trappola! Ok,
Ok, forse non si aspetta, vuole spaventarci. Noi però possiamo fare una trappola. Aspettate, come facciamo però? Cavolo, non siamo pronti a questa cosa. Allora, aspettate, se noi facciamo una cosa di questo tipo. Come cavolo si faceva una cosa così, tipo? Esatto. Oh, attenzione, che sta facendo il golem? Ma perché? Perché il golem va sopra il fuoco? Attenzione. Lecca. Dove è andato? Oh mio Dio. Non so dove sia andato. Facciamo una cosa qua, di nascosto, perché potrebbe chiaramente tornare. Se noi facciamo così, tipo, mettiamo il distributore tipo qua. Serve l'ascia, però. Allora, no, così. Veloce, però, E questo lo mettiamo qui. A noi basterebbe colpirlo per attivarlo, no? Ok. Attenzione che potrebbe tornare, E si avvicina di qua, alla nostra casa, lo potremo colpire, ovviamente. Proviamo qua sopra, perché non l'ho più visto. Ma forse non si avvicina ora. Infatti non lo vedo. No, sta arrivando, sta arrivando! Oh mio Dio! Cavolo! Attenzione, si sta proprio avvicinando! Oh mio Dio! Aspettate! Se riusciamo a farlo avvicinare, sarebbe il top! Ok, facciamoci un altro arco. Due flecce ce le abbiamo, non possiamo sbagliare però, Però, in fretta, No, potrebbe sospettare qualcosina. Non se riusciamo a farlo avvicinare di qua. Un altro pochino. Ok, sarebbe perfetto, via. Sarebbe perfetto. Non dovrebbe sospettare nulla, no? Magari pensa che vogliamo tirargli una freccia. Invece... Vai, perfetto! Oh mio Dio! Colpito in pieno in teoria, colpito in pieno! In teoria abbiamo colpito! E se n'è andato? Beh, non so se abbiamo ferito, non so nulla. Però sta di fatto che l'abbiamo colpito, e ora è anche giorno. Sicuramente abbiamo colpito con la TNT, però insomma, il resto non lo so. Raccogliamo le cose qua che abbiamo utilizzato, che magari li riutilizzeremo, ovviamente. Magari non così con facilità, però insomma, meglio di niente in questo modo, no? Oh mio Dio, ma è lui? Cosa cavolo? Oh, cosa cavolo è con lui? Oh mio Dio, c'è qualcosa che sta seguendo, c'è qualcosa che sta seguendo. No, non incastrarti. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Dove è andato? Non so dove è andato. Forse di sotto nelle grotte. Cosa cavolo era quella roba? E questo cartello? Quando cavolo è apparso? Guarda dietro. Guarda le spalle. Oh mio Dio. Mi sa che l'abbiamo notato troppo tardi questo cartello, perché forse era per qualcos'altro. Oh mio Dio, ma tra l'altro c'è buio di nuovo. Ma si era giorno un attimo fa. Che cavolo sta accadendo? Forse le cose qua non sono andate troppo bene. Allora, lo stalker l'abbiamo attaccato.
attaccato e ferito, ma... cos'era quell'essere? Oh mio Dio. E questo strano suono invece cos'è stato? Oddio. Ok, attenzione. Dobbiamo riparare comunque lì il vetro anche. Che cavolo. Mi sa che forse abbiamo aggravato un pochino la situazione qua. Sospetto questo. Controlliamo un attimo i golem. Ma qui è stata l'esplosione, cosa è successo qua? Oddio. Non capisco. Controlliamo un attimo i golem. Sta bene, anche questo sta bene. Ok, quindi i due golem che ci sono qui sono ok. Pochissimi mostri, anzi, sembrano zero mostri in realtà. È uscito. Oddio, ma quanti golem ci sono? Altri due qua. Vabbè, non lamentiamoci, Non lamentiamoci. Oddio, e i golem là sotto sono spariti, ma sono usciti. Non ho ben capito. Non ho capito questa cosa, eh? Oh! Ah no, è ancora lì un golem. C'è qualcosa che non va comunque qui, Meglio se torniamo nella nostra casa. Assolutamente ora. Meglio, Qui non si può più passare. D'accordo. Direi che possiamo concludere qua questo episodio. Attenzione perché le cose qua si stanno complicando. Cosa cavolo è successo esattamente? Io non ne ho idea. Nel prossimo episodio devo capire che sta accadendo e... forse attrezzarci un po' meglio. Scheletri, là, quindi mostri ci sarebbero anche. So che in quest'area... zero, che abbiamo illuminato, ma... ok. Ci vediamo quindi in un prossimo episodio. Tra non molto. Alla prossima. Ciao.